Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati in onda qui sul canale 14 del Digitale Terrestre, ultima parte di Non Solo Roma, abbiamo lo sport in chiusura, tutto è pronto nella capitale per la 76esima edizione del Gran Premio della Liberazione. Proprio oggi si è tenuta nella capitale la conferenza stampa di presentazione. Qualche dettaglio in più: dal 25 al 27 aprile la capitale ospiterà 3 giorni di Festival delle Due Ruote, oltre 2.000 i ciclisti tra professionisti e amatori che percorreranno le strade di Roma, forse i punti più belli della nostra capitale, ad un mese esatto dalla partenza ufficiale del Giro d'Italia. Non vorrei preannunciare troppi dettagli, vorrei che ci raccontasse qualcosa in più l'organizzatore e il promoter del 76esimo GP della Liberazione, Claudio Terenzi, che è il nostro ultimo ospite qui oggi, Non Solo Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Faccio una piccola Claudio. Precisazione, siamo certo. Arrivati alla 77esima edizione. 77esima, sì, ho detto 76esima. Sì, sì, ma è uguale, dai. Sempre anziana è la manifestazione. Beh, sì, è insomma una manifestazione che ha raggiunto una bella età, ecco. Novità per, diciamo, sì, per questa 77esima edizione? Allora, la novità è che quest'anno l'abbiamo splittata addirittura in 3 giornate di eventi, di gare, perché i partecipanti e le categorie sono talmente tanti che 2 giorni che facevamo sempre noi non erano più sufficienti. Quindi partiremo con la giornata del 25 aprile, dove ci saranno le gare regine e le donne, che quest'anno sono passate a una categoria superiore e verranno le squadre World Tour. E poi nel pomeriggio la gara storica degli Under 23. Nell'intermezzo, che già lo facciamo da un paio di anni, faremo la Bike for Fun, che è una pedalata per i monumenti di Roma, aperta a tutti, a qualsiasi età, qualsiasi tipo di bici, e noi la faremo a sostegno delle associazioni ANED ed AIDO per ragazzi trapiantati ed emodializzati. Quindi abbiamo inserito anche un elemento solidale all'interno dello sport, perché credo che sia giusto coinvolgere anche i meno fortunati. Assolutamente sì. Oltre al valore, diciamo, di rievocazione storica, no? Perché diciamo che questa manifestazione si svolge insomma in una giornata particolarmente importante per la nostra storia italiana. Che valore ha questa nuova edizione? Allora, il valore storico è riconosciuto da tutti, e ce lo riconoscono anche in tutto il mondo, perché avremo circa 30 team stranieri nelle varie categorie, vengono da tutto il mondo e vengono principalmente anche dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quindi tutto il ciclismo che conta a livello giovanile sarà a Roma nel quel lungo weekend. La cosa importante che sto cercando di fare con il mio gruppo è quello di estendere la bici a tutti, infatti ci saranno le gare agonistiche, ci saranno le gare per gli amatori e ci saranno le gare per i bambini e anche la pedalata solidale. Quest'anno addirittura abbiamo inserito anche una gara di running sul percorso della Liberazione. A grande richiesta abbiamo inserito una gara di running, anche perché ci piace inglobare tutto lo sport. All'interno della 3 giorni faremo anche una fiera del fitness con rappresentazione di varie discipline sportive, quindi sport a tutto tondo a Roma. Ecco, devo dire però che la bicicletta, soprattutto negli ultimi decenni, ecco, è cresciuta notevolmente, forse in particolar modo dopo anche un po' la pandemia, no? Abbiamo riscoperto anche il piacere di spostarci in modo sostenibile. Potrebbe crescere ancora di più questo mezzo di trasporto, secondo te, Claudio? Mi permetto di darti del tu. Certo, assolutamente. L'unico grande problema che abbiamo, ma non solo a Roma, in Italia, purtroppo sono le piste ciclabili. Esatto. Perché, ahimè, adesso andare in bici ogni giorno è un bollettino di guerra. Quindi se un giorno, anche come nei paesi nordici, non vorrei dire una cattiveria perché sono italiano, ma più civili di noi, ci fossero le piste ciclabili, sarebbero tutti più diciamo esortati a prendere la bici come mezzo sia di locuzione ma anche come mezzo salutare, perché non dimentichiamoci che il compianto professor Veronesi diceva che la bicicletta è il migliore antidoto alla vecchiaia, quindi questo io ci credo molto. Il problema è che mettere un bambino
su una strada e esatto, oggigiorno infatti. È pericolosissimo. È molto rischioso. E questo è il grande, è questo il nostro grande problema, perché poi il nostro paese, il nostro paese che è il più bello del mondo, se avesse anche le ciclabili degne di tale nome sarebbe qualcosa di eccezionale. Ecco, infatti proprio per la tre giorni, no, di questa nuova edizione si pedalerà, devo dire, nei luoghi più belli di Roma, no? Terme di Caracalla, sì, insomma, solo giusto per citarne uno. Sì, no, faremo le Terme di Caracalla, la Piramide Cestia, poi faremo Viale Aventino, Circo Massimo, Bocca della Verità, Mili d'Egnoto, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo e Caracalla, quindi credo che sia uno scenario unico al mondo. La pedalata davvero sarà totalmente gratuita e scortata. L'unica cosa che noi chiediamo ai partecipanti, noi daremo una maglia, un gadget a tutti i partecipanti, di fare un piccolo dono alle associazioni ANED ed AIDO per la loro diciamo, missione che hanno con questi ragazzi trapiantati ed emodializzati. Ecco, è davvero davvero molto importante, Claudio, anzi grazie per avercelo ricordato. Insomma, è tutto pronto, anche la presentazione oggi, no? La conferenza stampa è andata bene, sì, immagino. È andato benissimo, la conferenza stampa bellissima in un museo capitolino, la centrale Monte Martini che io non conoscevo, infatti tutti i visitatori sono rimasti esterrefatti per la bellezza di questo museo, che a Roma ne abbiamo tantissimi, nessuno li conosce neanche tutti, e c'è stata una grandissima affluenza sia di pubblico che di stampa, c'era l'assessore Onorato che è il padrone di casa, c'era il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Gordiano Dagnoni, c'era un'esponente del CDA del CONI, la dottoressa Spena, e poi c'era una rappresentanza della Regione Lazio con la consigliera Palazzi, quindi tutte le istituzioni erano presenti. Ecco, speriamo allora che queste istituzioni lavorino affinché Roma diventi una città a misura di bicicletta. Facciamo così, Claudio. Sì, noi nel frattempo, sì, insomma, ci prepariamo per questa tre giorni, insomma, per la 77ª edizione del Gran Premio della Liberazione che si svolgerà in una splendida Roma. Grazie Claudio, è stato una piacere. Grazie, grazie a tutti voi e partecipate. Grazie. Assolutamente, grazie. Bene, ci rimane ancora qualche istante a disposizione in vostra compagnia. C'è stato un tema che è stato particolarmente dibattuto per quanto riguarda la capitale, soprattutto negli ultimi mesi, che riguarda i servizi anagrafici. Praticamente un servizio andato in tilt negli ultimi mesi, con cittadini davvero esasperati che continuavano a mandare segnalazioni per cercare di risolvere appunto questo problema evidente. Bene, il sistema è tornato alla normalità, però ora c'è la conta degli arretrati. Dopo un periodo di ben 3 settimane caratterizzato da interruzioni e disagi, i servizi anagrafici digitali del Comune di Roma sono finalmente ripartiti. I problemi che hanno avuto inizio il 25 marzo sono stati causati da complessi interventi sulla rete inizialmente attribuiti all'implementazione di strumenti di cybersicurezza, ma successivamente sono stati poi ricondotti all'inadeguatezza dell'infrastruttura. L'operazione di sostituzione e migrazione dei dati ha richiesto ovviamente diversi giorni. L'anagrafe centrale, situata in via Petroselli, ha ripreso le sue attività, seppur con qualche difficoltà nel gestire ovviamente l'arretrato accumulato. L'assessore all'anagrafe Andrea Catarci ha inviato una circolare a tutti i municipi indicando le priorità, con particolare enfasi sui cambi di residenza bloccati dal 28 marzo. Si prevede che saranno necessari circa 10 giorni per smaltire l'arretrato, che ammonta a circa 5.000-7.000 pratiche. Al fine di evitare chiaramente ulteriori problemi, l'assessore ha richiesto un monitoraggio continuo del sistema da parte della società informatica incaricata e del Dipartimento Trasformazione Digitale. Per quanto riguarda i cambi di residenza, oltre alla procedura online è possibile recarsi direttamente agli uffici o inviare la domanda tramite posta elettronica certificata, o meglio conosciuta come PEC. Sebbene siano state affrontate alcune difficoltà, il sistema dunque pare ora operativo e si auspica che l'aggiornamento dello stato di famiglia possa essere completato nei prossimi giorni. L'obiettivo ovviamente è garantire un servizio efficiente e affidabile per i cittadini di Roma, sia attraverso i mezzi digitali che ovviamente quelli tradizionali.
Continua anche però un'altra problematica legata sempre alla capitale, la protesta degli studenti che continuano a mobilitarsi. Notizia proprio di stamane, due studentesse si sono incatenate davanti al rettorato della Sapienza. Rompiamo gli accordi con Israele, questo che chiedono tante frange studentesche, soprattutto della Sapienza. Prosegue la protesta dei collettivi dopo le tende contro il genocidio posizionate nell'area del Pratone. Questa mattina, nella giornata di riunione del Senato accademico, due studentesse del movimento Cambiare Rotta si sono incatenate ad un totem davanti al rettorato dell'università. Le richieste restano quelle ripetute durante tutto il percorso di mobilitazione studentesca. Stop agli accordi dell'università con Israele e bloccare le collaborazioni con le industrie belliche. Gli studenti chiedono inoltre le dimissioni della rettrice Polimeni dalla Fondazione Medor. Abbiamo deciso di incatenarci al rettorato, hanno spiegato, dopo mesi di mobilitazioni che hanno coinvolto studenti, docenti e ricercatori, ma anche personale tecnico amministrativo, e la rettrice Polimeni si è dimostrata sorda alla nostra richiesta di non essere complice di genocidio e di un'eventuale escalation militare. È ora che la governance di Ateneo faccia un passo indietro, perché studenti e studentesche, docenti, ricercatori e ricercatrici hanno espresso chiaramente la loro volontà e oggi con la seduta del Senato accademico ha la possibilità di farlo. Se veramente vuole essere a capo di un'università che sia veicolo di progresso scientifico e democrazia e vuole veramente costruire ponti di pace, è ora che tagli i ponti con la guerra, ha concluso la studentessa, ancora riferendosi appunto alla rettrice Antonella Polimeni. Sicuramente torneremo a parlare di questo argomento che è davvero molto dibattuto per quanto riguarda la capitale. Oggi però ci fermiamo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Torniamo nuovamente domani con un'altra puntata di Non Solo Roma, sempre a partire dalle 13, sempre qui sul canale 14 del Digitale Terrestre. Speriamo ancora in vostra compagnia. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Non Solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.